Una vittoria, come avevamo detto, durante la settimana importante per la classifica, importante, per la corsa playoff. Abbiamo ribaltato ampiamente anche la differenza canestri, però per noi molto più importante perché è un cammino che dobbiamo riprendere di fiducia, di convinzione nelle nostre cose. Credo che ci siamo dati qualche risposta. Questa è la via che dobbiamo seguire con un buon lavoro fatto la settimana, sperando che ci assista un pochino la salute. Abbiamo intrapreso una strada e la risposta di stasera in una partita dove obiettivamente in equilibrio i primi due quarti, dove poi terzo e quarto quarto abbiamo controllato con più autorità, ci fa vedere che questa è la strada giusta. Siamo ancora, secondo me, un po' lontani da quello che possiamo diventare, però, come dico sempre, le vittorie aiutano e con grande umiltà, dobbiamo riprendere questo cammino dove però adesso è stata tracciata una strada che è quella, secondo me, di aumentare, come vi avevo detto, il numero dei possessi e aumentare il ritmo, che ci può portare sicuramente a sbagliare delle cose. Ma con la qualità dei giocatori che abbiamo e con la quantità anche dei giocatori che abbiamo, secondo me possiamo poi trasformare il tutto in tanta energia difensiva. Dobbiamo prendere questa vittoria per quello che è, nel senso una vittoria importante, ma che ci dà un po' di fiducia perché sono giocatori bravi, perché non hanno smesso di saper giocare a pallacanestro e sono meno cani di quello che si pensa o di quello che si sente in giro. Ma sono molto molto più di qualità, quindi ci rimbocchiamo le maniche e prepariamo la partita di Reggio Emilia, che è un'altra partita importante contro una squadra che è prima in classifica e quindi con grande gusto e come underdog andremo a Reggio Emilia, perché sono strafavoriti.